Lucio. Quello di Michele, il libro di Michele. Quello magari io non mi ha fatto vedere una cosa loro, Father Teobaldo, my friend says that she brings children here all the time. Rosella says she brings children here all the time. What do you tell the children? Ha detto, io ho detto a lui che porto sempre qui I ragazzi a incontrarla. Cosa di solito lei dice ai ragazzi? Che San Francesco, beh, non glielo dico esattamente con queste parole, ma pressa poco. He said, what he's saying now, he doesn't say exactly with these words, yes, but approximately. Who is San Francis? De more. San Francesco è il più. Ah, in tutte le cose. Demor, posso dire per Okay, demost. Demor. Demor. On everything. Okay. Demor. Demor. In love. Demor. E cosa c'è? No, mi dica cosa vuol dire in italiano che non comprendo. Il più nell'amore. Ok. He is the most in love. Non c'è un amante più credibile di Francesco. There is not a lover more believable as Saint Francis. Non c'è un uomo interiormente più libero di San Francesco. There is not a man who is interiorly is more free than Saint Francis, than the one of Saint Francis. Se ne è accorto anche Freud. Even Freud, the famous psychoanalyst, he said of St. Francis that he is the most free man on earth. Freud, che voleva liberare l'uomo dai suoi complessi. We know that Freud wanted to free humanity from their own complex. Ha cercato nella storia, try to find in history, chi poteva essere l'uomo, a man, interiormente più libero. They might be interiorly free. E ha trovato San Francisco. And he found Saint Francis. Lui, ebreo, he was a Jewish, materialista, he was a materialistic and atheist. So, così avete capito. San Francesco è il più. So, Saint Francis is the most in love. In tutte le cose. In everything. Un episodio, per esempio, è questo. One episode that he liked to recall of Saint Francis is this one. Un compagno di San Francesco. A companion of Saint Francis. Fra Masseo. Fra Masseo. Chiede a Francesco. Ask to Saint Francis. He asked to Saint Francis. Ma perché? Ma perché? Ma perché? But why? But why? But why? Che intendi dire? And Francis said, what do you mean? Perché tutto il mondo ti corre dietro? Fra Masseo asked him, why
all the world is following you. Tutti vogliono vederti. Everybody want to see you. Tutti vogliono ascoltarti. Everybody want to listen to you. Ma che cos'hai? What there is in you? Ora ti dico che cosa ho io. And Saint Francis answers. Now I tell you what do I have. Dio, God, voleva dare grandi doni a qualcuno. God wanted to give a lot of gifts to somebody. Si è guardato attorno. He look around. A chi li do? I said, to whom I can give all these great gifts? Beh, se li do a una persona importante. If I give all these gifts to a person who is very important. Quello che crede che sia roba sua. An important person will believe that all these gifts are his own things. His belongings. They don't come from me, are his allora, belongings. Cerchiamo uno, un miserabile. So let's look for somebody who is miserable. Miserable. Il peggio degli uomini. The worst of the men. Se i miei doni li do a lui. If I go, I give all of my gift to him. Lui saprà che non è roba sua. He will know that these are not his belongings. Hai capito perché il Signore ha dato a me queste cose? So he said to his friar, now you understand why God gave me all these gifts? Perché sapeva che io non me ne sarei appropriato. Because he knew that I would not end to belong all of these belongings. I would not say these are mine. E questa è una caratteristica di San Francisco. And this is a characteristic of St. Francis. Ha orrore di credere. St. Francis horrified to believe che la più piccola cosa that even the smallest thing di buono che ha. Even the smallest good thing that is in him. Ha orrore di credere che sia sua. He horrified to think that comes from himself. Ma Francesco è l'uomo diverso. So he is the different man. Non solo l'uomo diverso. Not only the different man. Ma siccome è il più piccolo di tutti. But just because he's the smallest of all. Diventa man, il più grande di tutti. He become the biggest of everybody. E questo è quello che aveva promesso Gesù. And this is what Jesus had promised. Il primo sarà l'ultimo. The first will be the last one. And the last one will be the first one. Other question? Is this a place where one can be closer to God than other places? Si può considerare questo luogo un luogo dove uno si può trovare più vicino a Dio piuttosto che in altri luoghi? Certo, non è il luogo che conta. It's not the place that count. Però ci sono dei luoghi. But there are some places che ti avvicinano a Dio più di altri. That are able to get you closer to God than other ones. Ora dico una cosa abbastanza curiosa. Now I tell you a curiosity. Non so se il Signore sa che io coltivo l'orto, no? He said that he doesn't know if you know that he is a gardener in his own orchard, which is there. Yes. Mm-hmm. Allora, sono stato poco tempo fa. Some time ago. Da un vivaista, non so. He said I went to a shop that sell for the garden. But it's qualcosa di straordinario. But a big shop store for plants. Mm-hmm. Immaginarsi 3 ettari di serre piene di fiori. Like 3 hectares of full of flowers. Allora ho domandato alla signora. He asked to the owner. Siamo amici, no? They are friend. Ma non può essere che accada a voi, quello sotto un aspetto diverso, quello che accade a noi alle celle. He said, is it possible that here will happen a similar things that happen to us at le celle? Può essere che avendo tanti fiori davanti non ci fate più caso. It may be that being in front of so many flowers in the end you might not notice them anymore. E quella ha detto, sì, insomma, un po' è vero. She said, it's a little bit true.
come accade a noi alle celle. So the same thing that might happen to them at le celle. Ha già capito dove vado a finire. So you already understood where you want to go. Perché stando, vivendo alle celle da 20 anni, because living in this place since 20 years, c'è il pericolo, there is the risk, che io non mi accorga più that you might not be aware anymore del dono che mi è stato of fatto. The gift that was given to him. Bisogna essere realisti, no? We need to be realistic. Questo è il realismo. You have lived here 20 years? Ha vissuto qui 20 anni lei? Sì. Yes. Sì, perché sono stato mandato qui a concludere i miei giorni. He said he was sent here to end his days. E per concludere i miei giorni, e qui ho scritto una decina di libri. And to end his days, in this place he wrote 10 books. E sto, come sai, and now he's writing the last book. E sto scrivendone un altro, il mio testamento. He's writing here his testament. È un libro sulla conversione. It is a book about conversion. Perché se non mi converto ora, il tempo non ce n'è più. Because he said if he doesn't convert him now, he has not more time to do it. What other books have you written, Padre Teobaldo? Quali altri libri lei ha scritto, Padre Teobaldo? Dunque, su San Francesco ho scritto. On St. Francis he wrote. Francesco scala al Vangelo. Francesco steps to the Evangel. Un altro. Another one. Fede doc, però andiamo a spiegare okay. Che cos'è doc. Ok, faith doc, like you know the wine, when it's doc, that you know the real origin, which is the true wine. So the title is faith doc. Do you know doc? Yes, you know what is doc, the wine, you know doc, that you can control. Fede doc, con San Francesco per guida. Ok, the title of the book is faith doc, with St. Francis as your guidance. Un altro? Another one? I sei grandi delle celle di Cortona. The six great people from the celle in Cortona. Ovviamente i sei grandi sono. Obviously the six ones that were here are San Francesco. San Francis. Il Beato Guido. The Beato Guido. Sant'Antonio da Padova. Saint Anthony from Padua. Perché è passato di qui. That was here. E, frate Elia. Brother Elia. Il grande costruttore della Basilica di Assisi e della San Francesco di Cortona. The one that built the Basilica of Assisi and San Francis in Cortona. E il primo costruttore. And the first builder of this building. Poi San Lorenzo da Brindisi. San Lawrence from Brindisi. E poi un altro famoso cappuccino. And another famous cappuccino. Che non è lei? Which is not you? Aspetta. I santi si celebrano dopo morte. He said sanctity is celebrated after death. Poi bisognerà vedere se apparterò ai santi. Then we have to see if we'll go into the rows of the saints. E potrebbe dire San Francesco, sì. St. Francis might say. È uno della famiglia. Yes, he's one of the family. Ma mettiamolo un po' da parte. But put him aside. He has a great sense of humor. What about St. Margherita de Cortona? Cosa da dire su Santa Margherita da Cortona? Beh, devo dire che non ho approfondito il mio discorso su di lei. He never wrote particularly about Santa Margherita. Ma ecco, una cosa importante mi sembra questa. But one important thing to say is this one. Dunque, che
è il passaggio dal meno al più, che è importante. Okay. So what is important talking of Santa Margherita Cortona is this path from the less to the most. È come quando uno è seduto si alza di scatto. It's after when you are sitting down and you stand up all in a sudden. Santa Margherita era Santa o perlomeno si sentiva una grande peccatrice. Or she was feeling she was a big sinner. E questo è stato lo scatto. And this has been what has changed their life. Lo scatto, come si potrebbe dire? No, non traduco la lettera, le dico tutta la frase e poi la traduco. Lo scatto perché significa che non, sussulto. Like, no, that's what you know when you jump up. This was ecco, the jump up. This was the jump up. Dal peccato alla grande santità. To the great sanctity. E siamo sempre in ordine al Vangelo. And always, always, you have always to go back to the Evangelio. Gli ultimi, the last one will be the first one. Beh, è la conclusione di quello, di tutto quello che abbiamo detto. So the conclusion of everything we said. Fate di piccoli. Make yourself small. Non per essere niente. Not to be nothing. Che non ha senso. That this is nonsense. Fatevi piccoli. Make yourself small. Per amore degli altri. For the love of the others. E sarete grandi. And you'll be great. Is that the best message to tell a young man of 16 or 18 who thinks that he may have a vocation to be a Franciscano? Ha detto, sì, per i vecchi? No, ha detto, è un buon messaggio per un ragazzo, per esempio, di 16 anni che sì, magari sta pensando di diventare Francescano? In particolare? Questa è la domanda, perché sì. Francesco è diventato San Francesco. Saint Francis became Saint Francis. Per amore di Cristo. For the love of Christ. E un giovane diventa veramente francescano. A young might become a true Franciscan. Per amore di Francesco. For love of Saint Francis. Che poi, inteso bene, that if you really understand it, è l'amore per Cristo. Is the love for Christ. Alter Christus. Alter Christus. He said when you posed the question, he thought you were going to pose the question not for the young one but for the old ones. So he said, which is the message for the old ones? Qual è il messaggio per gli anziani? Leggere per quello che riguarda, diciamolo allora chiaramente, sorella morte. Ah, okay. In the country of the creatures, to read the part when Francis speak of sister death. E detto questo, c'è soltanto da dire quello che ha detto Cristo al ladro sulla croce. And now we have to mention what Christ said to the thief on the cross, in the cross. Oggi sarai con me in paradiso. Today you'll be with me in paradise. E questo è il senso della buona Pasqua. And this is the meaning of the good Easter. Beh, dopo questo non c'è altro da dire. After that he thinks that there is nothing else he might say. Father Teobaldo, you have written a number of books. How many have been published? Sono stati pubblicati quelli che ho scritto, sono stati pubblicati tutti. Però, aspetta, ce n'è uno in attesa presso un editore, quello che di cui parlavo. Sì. Okay. E c'è un altro che sto scrivendo ora. Said all of the book that he has written are all being published. There are only two waiting to be published. One is the last book that has just finished to write, and the other one is the one that is going to write in these days. Non tutti hanno avuto uguale successo. Not all the book had the same success. Per esempio, ce n'è uno molto interessante. For instance, there is one of this book which is very interesting.
io ho trovato delle tavole a colori. He did find some maps with colors. Di 200 anni fa. Of 200 years ago. Comprese per esempio le cascate del Niagara. Including maps, old maps of the Niagara Falls. Oh. Capito? Una tavola a colori di 200 anni fa. And these are all maps of 200 years ago. Perché chi per gli europei ha scoperto le cascate del Niagara? Because for the European, the one that had discovered the Niagara Falls, è stato un certo un francese, l'abbé Piquet. Has been a French, the Abbot Piquet. You see, the sun is coming. That's yes. Beautiful. Mm-hmm. I have one last question. Un'ultima domanda. What have I forgotten to ask you that I should have asked you? Che cosa si è dimenticato di domandarle che avrebbe dovuto domandarle? La domanda è: che cosa si è dimenticato di domandarle che avrebbe dovuto domandarle? Che domanda avrebbe avuto? Io? No. Che domanda lei avrebbe voluto che lui le facesse? In poche parole si faccia una domanda alla quale avrebbe voluto rispondere. Se io credo veramente in Dio. If he does really believe in God, this is the question. Sorry, my fault. Let's wait. Hai capito? Eh? Hai capito? The question then is, Padre Teobaldo, do you really believe in God? Padre Teobaldo, lei crede realmente in Dio? Sono innamorato. I am in love. Ma non so quanto ci credo. But he doesn't know how much he believes. Perché non si crede mai abbastanza. Because we never believe enough in God. Ti sarà? D'accordo. Sì, te la. Grazie. That's good. Grazie, that's Padre Teobaldo. Thank you, Father Teobaldo. Grazie mille. Bene. E buona Pasqua. Happy time. Dove stai?